andata bene, è quello che volevamo, dai, volevamo questa vittoria a tutti i costi per crederci ancora. Poi il risultato da Poggi Bonzi è andato, diciamo, a favore, quindi dai, stiamo ancora a 2 punti. Come ho detto sempre, ci crediamo fino alla fine, fin quando la matematica non ci condanna, noi ci crediamo. E penso che oggi, come si è vista la voglia che abbiamo messo e la volontà di tutti. A differenza di quello che è successo a Campobasso, la prestazione magari è stata la stessa, cioè buona, però questa volta. Sì, brava, come detto, la volontà e la voglia, la prestazione c'è stata anche a Campobasso. Poi siamo stati un po' sfortunati lì, invece qua oggi siamo riusciti a trovare il gol, abbiamo fatto qualche altra occasione come la traversa di Andrea, il colpo di testa Caidi, abbiamo fatto più occasioni. Però oggi ci è andata bene confronto a Campobasso. Ci siete regalati un'altra opportunità per inseguire i playoff, avete anche riguardato lo scontro diretto, che non è secondario. Sì, bravissimo, infatti, questa è una cosa importantissima, perché poi non si sa mai come si arrivano queste ultime 2 partite, quindi comunque è importante aver vinto con 2 gol di scarto. Il Foligno è un punto in più sulla zona playout, voi siete domenica? Vabbè, noi dobbiamo vincere per forza, quindi come stiamo facendo da un po', che dobbiamo farlo. Purtroppo altre 2 partite ci sono andate un po' storte. Quindi andiamo lì per fare la partita nostra come l'abbiamo fatta in questa e speriamo di vincerla così, per crederci ancora fino alla fine. Foglio, per parlare di perfezione, No, prego, per parlare di perfezione, praticamente si è andato quanto pure un gol. No, non scherziamo. Tatticamente è stata una partita... Abbiamo fatto la partita giusta come ce l'ha chiesto il mister, è andato tutto bene, abbiamo fatto gol subito, quindi poi il secondo tempo abbiamo raddoppiato, diciamo, soffrendo anche poco, quindi contro una squadra fortissima, quindi ci prendiamo questa partita e va benissimo. Cosa hai pensato subito dopo i gol? O a chi hai pensato? No, ho pensato a niente. Una dedica è per le persone che mi stanno vicino. Poi comunque oggi era anche la giornata del dottor Bonolis, io l'ho conosciuto quest'anno, però devo dire che è una persona splendida, un grande professionista, quindi merito della vittoria anche sua. Ivan, come si fa a mettere la museruola a gente come Gripa e No, dai, sono giocatori importanti, lo sapevamo, quindi devi stare sempre concentrato, dal primo all'ultimo secondo. Poi sono gente che fisicamente sono molto, molto tosti, quindi anche per noi, diciamo, per me, per Ferrani, forse è anche un vantaggio, perché la velocità, non sono velocissimi, però fisicamente sono forti, erano molto bravi nei cross. Mettevano questi cross e loro sono molto bravi in area, quindi, però abbiamo limitati bene. Vi aspettavate qualcosa in più dall'arbitro? Ah, secondo me abbiamo fatto un'ottima partita noi. Abbiamo fatto un'ottima partita, penso quasi perfetta. Penso occasioni da rete loro, mi sembra nemmeno una. Quindi poi noi abbiamo fatto la partita, abbiamo fatto il 2-0, loro hanno messo... Tutti attaccanti erano, quindi è normale, siamo stati un po' lì dietro, però penso abbiamo fatto la cosa giusta. Per il morale, per la squadra, quanto conta questa vittoria? È importantissimo. Ci voleva, perché comunque, ripeto, queste ultime 2 partite ci sono andate un po' storte. Però la squadra ci ha sempre creduto fino alla fine. E quindi, ripeto, continuiamo a crederci. Perciò il morale è importantissimo, perché affrontiamo questa partita importantissima dove noi dobbiamo vincerla per forza. Fabio, il gol di oggi è più o meno come quelli che abbiamo visto che hai fatto con la maglia del Piacenza, ma hai ritirato fuori un numero dei tuoi. Delle volte gira bene, dai. Quindi fa piacere per la vittoria, guarda, più che altro, perché io... Fa piacere anche per me, però guarda, sinceramente... La vittoria era l'unico obiettivo, io l'ho sempre detto, può segnare chiunque, può far bene, le critiche vanno bene, non fa nulla.
l'importante è che la squadra dà il meglio, quello che può, e che noi comunque restiamo uniti, perché siamo un bel gruppo, quindi ci crediamo ancora, giustamente, però sappiamo che non dipende più tanto da noi, ecco, perché comunque anche vincendole tutte e due, e il Poggi Bonzi le vince tutte e due, siamo fuori lo stesso. Ma c'è anche l'Aquila, c'è... Sì, sì, questo è vero. Hai chiesto, se non sbaglio, a Poggi Bonzi c'era anche lo stesso arbitro. Non mi vorrei sbagliare. Sì, sì, è vero. Gli hai chiesto quando è che riarbitro, visto che... Ma, no, però adesso che mi ci fai pensare, io magari mi faccio dal numero, vedo le partite che arbitra. Hai tirato l'istinto o ci hai pensato? Ci ho pensato, sinceramente ci ho pensato.